Allora, questa è stata definita una buona pratica dell'autofinanziamento, però credo che siamo tutti d'accordo che sia una buona pratica, vorremmo capire un po' meglio come funziona. Allora, buonasera a tutti. Io sono Federica Fracassi, ma anche Ginger Noisy in questo momento. E siccome Federica Fracassi è abbastanza noiosa nella sua capacità di autofinanziamento, perché ci ha provato lungamente nei mesi di inizio stagione per Teatro I, dove lavora a Milano, e con grandi idee secondo lei, ma che hanno avuto un po' poco effetto, tipo adotta uno spettacolo, un'idea che era venite a vedere alla prima lo spettacolo e con un piccolo finanziamento a partire da 150 euro potete adottare gli attori, poi andate a cena con loro e vi scambiate delle gratis a cena e vi scambiate delle idee sullo spettacolo eccetera. Carina, tutti hanno detto che era stupenda in realtà, però pochissimi hanno pagato. Un'altra era dai un peso alla cultura, a partire dai pesi piuma ai pesi massimi, a seconda delle proprie finanze, ognuno poteva dare dei soldi per sostenere sempre Teatro I. Teatro I, per chi non lo sapesse, opera a Milano, è alla sua sesta stagione e è considerato da tutti un bravissimo teatro, che fa delle cose molto belle nella città, però che ha sempre problemi di soldi grandiosi. Tanto prima ha parlato Lizzi, più o meno sono. Ci siamo. E quindi ho detto, partiamo da Federica. Cosa potrebbe fare Federica? Cosa sono io? E ho iniziato partendo da cosa non sono, ma è quel non essere che in realtà paga molto oggi. Tipo, non sono una ragazza dai 15 ai 20 anni. Sono troppo vecchia. Altra cosa, non sono una gatta morta, sono troppo simpatica. Non sono fidanzata con un uomo di potere. A questo proposito aprirei e chiuderei subito una parentesi, perché c'è una cosa che in momenti di manifestazione di donne mi ha dato molto fastidio, che a un dibattito con Giletti a domenica in cosa di altissima cultura ha detto Vittorio Sgarbi, cioè libertà, 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 libertà di darla, parlando per le donne, ecco, appunto, parla da solo, quindi non sono fidanzata con gente così. Non sono un'attrice mediocre, vorrei dire che sono un'attrice considerata molto brava. Ho vinto anche tanti premi e quindi tutto questo non produce denaro. Allora ho pensato inizialmente a Monica Vitti e a Polvere di Stelle, che perché Monica Vitti è la mia attrice preferita. Poi ho pensato a Anna Magnani che faceva la spettacolo. Ho pensato che da tanti anni mi piaceva il burlesque, anche in tempi non sospetti, e che anche il mio corpo un po' burrosetto poteva adattarsi alla situazione. Quindi ho iniziato a prendere lezioni e ho pensato di portare della felicità al nostro pubblico.